Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, da quando vi ho fatto i due video sul narcisismo, visto che c'è tanto interesse e tantissimo feedback da parte vostra, super positivo, mi chiedete in tanti di fare altri video del genere, quindi oggi farò il terzo video dedicato a questo argomento. Vi invito però, prima di iniziare, se non avete ancora visto i due video precedenti, andate, li linkerò qua sotto nel box di informazioni, andate a vedere prima quelli in modo che possiate capire tutto quanto, perché dal primo video vi ho spiegato proprio bene tutte quante le caratteristiche di una persona appunto con il disturbo narcisistico di personalità, e così potete capire anche di più quello di cui parleremo oggi, anche se in ogni caso si tratta di domande e risposte, però secondo me è meglio che andiate appunto a vedere i primi due video per capire esattamente tutto. Volevo fare un video dedicato alle tipologie di narcisismo più grandi, cioè covert e overt, ma mi sono resa conto che avete tante domande che mi avete lasciato appunto sugli altri video e anche in privato, ed alcune sono domande molto ricorrenti che mi vengono fatte spesso, quindi penso sia meglio prima rispondere appunto alle vostre domande e poi farò il video dedicato alle due tipologie di narcisismo, proprio perché è un argomento che mi viene richiesto tantissimo e appunto penso bisognerebbe parlarne di più. In generale penso che se ne parli troppo poco. Eccola qui la prima domanda. Dicono anche tante bugie pur di farsi credere dagli altri, mettono in cattiva luce chi in realtà è una persona sincera, buona e umana, amano provocare. Dopo aver raggiunto ciò che volevano, iniziano a fare le vittime per farsi credere dagli altri e farsi elogiare dalle persone a lei, lui vicine. Confermi? Allora, sì, confermo, sono delle persone molto bugiarde e sono anche molto bravi a dirle le bugie, perché è una cosa che hanno imparato da piccoli ed hanno sempre continuato a farla, quindi hanno, diciamo, hanno perfezionato la tecnica nel tempo. E una cosa strana che ho notato e che insomma è nota riguardo i narcisisti è che a volte mentono anche se non ci sarebbe nessun bisogno di mentire, e tu sei lì che ti chiedi ma perché? Che lo fai, cioè di la verità, però per loro è talmente un meccanismo quasi automatico che tendono appunto a mentire, arrivati ad un certo punto anche su cose su cui non ha nemmeno senso farlo. Mettono in cattiva luce chi in realtà è una persona sincera, buona e umana. Allora, più che altro loro vanno a caccia di persone sincere, empatiche, sensibili, hanno una specie di radar, riescono a riconoscere molto bene le persone pazienti, empatiche, sensibili, possibilmente persone che emanano luce, che hanno tanta voglia di vivere, che sono ottimiste. Ecco, queste sono le persone che vengono targettizzate, che il narcisista punta, e sono molto bravi a riconoscere queste persone, perché questa è la vittima perfetta per loro. Devono avere persone buone, empatiche, sensibili, persone pazienti, perché queste sono le persone che poi sopporteranno i loro abusi, queste sono le persone che sopporteranno tutto quello che purtroppo arriva dopo la prima fase love bombing, quando il narcisista mostra veramente chi è e toglie piano, ma inizia a togliere la maschera. Una domanda che voglio toccare subito è: cosa si può fare per aiutare un narcisista, per aiutarlo a uscire dalla sua condizione? Mi ha fatto riflettere tanto. Allora, questa è una domanda che mi viene fatta molto, e molto spesso mi arriva da ragazze, donne, perché per l'80% si tratta appunto di vittime di sesso femminile, non solo, ma per l'80%, e molto spesso mi chiedete questo perché vi rendete conto di avere un partner con tendenze narcisistiche, perché ovviamente è tutto su uno, è una scala, no? E mi chiedete che cosa si può fare per aiutarli. Allora, io ho fatto questa domanda ad uno psicoterapeuta e quello che mi è stato detto è che c'è bisogno di anni e anni di psicoterapia se appunto le tendenze narcisistiche sono molto forti, perché appunto si tratta sempre di tendenze, si tratta sempre di una scala, se sono molto forti hanno bisogno di psicoterapia per anni e anni e anni. Il problema qui è che, e me l'hanno detto gli psicoterapeuti, questi amici psicologi, che è molto difficile che un narcisista ammetta di avere un problema, perché per definizione loro non sbagliano mai, hanno sempre ragione, i problemi ce li hanno gli altri. Quindi è molto raro che un narcisista vada
in terapia ammettendo di avere un problema. È molto molto raro, ed è ancora più raro che ci rimanga accettando di avere questo problema e cercando di lavorarci su. Il problema è che quello che rischiate è che, con la speranza di raggiungere una cosa che è molto molto difficile che succeda, cioè di far guarire la persona che avete accanto, voi rischiate di rovinare la vostra vita, perché nel cercare di aiutare questa persona, che però è convinta di avere tutte le ragioni al mondo, siete voi quelle che soffrite o quelli che soffrite. Quindi io non vi consiglio di rimanere in una relazione del genere, perché le probabilità, per questo io vi dico sempre scappate, le probabilità che questa persona guarisca sono molto molto poche, sono molto più grandi le probabilità che voi restiate in una situazione, in una storia che vi, in una storia, oppure può darsi, si sta parlando anche di amicizie, si può parlare anche di narcisismo sul lavoro, in famiglia, no? Però vi faccio l'esempio, rischiate di rovinarvi la vostra vita cercando di salvare una persona che non solo non vuole essere salvata, ma non vi vuole neanche bene, perché i narcisisti non sono in grado di amare, non sono in grado di voler bene, perché non provano sentimenti, non provano empatia. Io non voglio che voi buttiate via la vostra vita accanto a una persona del genere con l'idea: ah, io lo aiuterò a migliorare, perché anch'io sono così, ho un po' questo spirito da Croce Rossina, voglio... Se vedo una persona che, specialmente se inizialmente mi sembra una persona triste, quasi depressa, bisognosa di aiuto, io cerco di aiutare in tutti i modi, portando il, cioè, più positività che posso, però molto spesso questo non solo non porta a nessun risultato, ma vi spegne la vostra energia con il tempo, quindi... Sì, c'è una minima possibilità che portando questa persona da uno psicoterapeuta bravo e con tanti anni di psicoterapia possa guarire, ma le probabilità sono molto molto poche, proprio perché i narcisisti non ammettono di avere un problema, e molto spesso se uno psicoterapeuta glielo fa notare, non ci vanno più da quello psicoterapeuta. Quello che so è che spesso i narcisisti che vanno in psicoterapia lo fanno solo quando ad un certo punto della loro vita rimangono da soli, e ci vanno perché pensano di essere depressi o perché si sentono soli, ma non perché si rendono conto di avere loro stessi allontanato tutte le persone che avevano accanto nella loro vita. Quindi ripeto, rischi di tentare di salvare una persona rovinandoti la tua vita per un minimo, minimo, minimo di possibilità. Vedi se ne vale la pena. Altra domanda: a me è successa una cosa simile, ma molto meno grave, in un rapporto di amicizia. Il narcisista può comportarsi così anche nelle amicizie, oltre che nelle relazioni amorose? Comunque ho adorato questo video, grazie, grazie tesoro. E sì, certamente, i narcisisti sono narcisisti sempre, non è che cambiano con le persone che hanno, certo, tentano di vedere fino a dove possono arrivare, però una persona narcisista è narcisista in tutte le relazioni che ha, perché è la sua personalità. Per farvi capire meglio, è un disturbo della personalità il narcisismo, questo significa che è parte integrante, è la loro personalità, non possono cambiare, lo nascondono. Possono nasconderlo temporaneamente quando sono con gli altri, quando sono con... meno stanno con gli altri, più riescono a nasconderlo, ok? Però assolutamente può succedere anche nelle amicizie, è successo anche a me, penso che sia successo a tanti, ma magari abbiamo pensato quella persona semplicemente non è una buona amica. Ma sì, può naturalmente capitare, come vi dicevo, può succedere nelle amicizie, può succedere purtroppo anche nell'ambiente lavorativo, può succedere in ambito familiare, quindi sì, assolutamente, assolutamente. A me è capitato in due occasioni diverse, e sospetto che entrambi fossero narcisisti covert in quel caso, perché inizialmente mi sembravano persone tanto sensibili, tanto empatiche, tanto buone, e poi quando cade la maschera e quando ti rendi conto invece che dietro la schiena facevano tutt'altro, e lì spariscono. È fantastico, perché loro non appena sentono e vedono di essere stati sgamati,
puff, si volatilizzano e non hai proprio possibilità di dir loro, oh, ma cioè com'è sta storia, non ce l'hai molto spesso, almeno con i narcisisti covert è così, poi si nascondono, non solo nell'amicizia, in generale sto parlando. E molto spesso volevo collegarmi anche a questa domanda, perché molto spesso mi viene anche chiesto, Nicole, ma il narcisista con una nuova fidanzata, un nuovo fidanzato, no, se si parla di relazioni, spesso me lo chiedete, ma può essere che con lui o con lei sarà diverso? E anche qui, ragazzi, no, perché il narcisismo è parte integrante della loro personalità. Ripeteranno sempre, sempre gli stessi schemi in tutte le relazioni che avranno. C'è sempre il love bombing, quindi io ti amo, voglio una famiglia con te, sei la persona più bella al mondo, io ti ho aspettato tutta la vita, cosa che cambia abbastanza rapidamente, per poi piano piano arrivare a quella fase di devaluing, no? In cui a volte in modo molto nascosto, a volte invece in modo molto, dipende dalla tipologia di narcisismo, inizia a sminuirti, inizia a buttare lì qualche frecciatina in cui ti offende, in cui parla male dei tuoi genitori, in cui parla male di qualsiasi cosa tu abbia fatto, cioè veramente hanno una fantasia che ne trovano sempre una per poter criticare, sminuire, e poi si arriva alla fase di discarding, quando molto spesso il narcisista ha già trovato purtroppo una nuova vittima, oppure quando tu sei stufo e non ce la fai più e gli dici sai cos'è, ciao, ma bisogna proprio arrivare ad un punto di non ritorno. Almeno nel mio caso, cioè, sono arrivata veramente ad un punto in cui ho pensato, una cosa che mi ha fatto tanto pensare è stato proprio, ve ne parlavo anche nel vlog di ieri, è stato proprio chiedermi, ma io voglio passare la mia vita con una persona del genere? Cioè io voglio passare la mia vita a sentirmi così? Perché come mi facevano sentire? Io appunto ho avuto due storie con dei narcisisti, uno era overt, uno era covert, e io pensavo, ma io voglio veramente stare così per tutto il resto della mia vita? Cioè io vorrei mai costruire una famiglia con una persona del genere? E ho capito immediatamente che la risposta era no. Quindi la risposta è no, non possono cambiare perché è parte della loro personalità. L'unico modo che hanno per cambiare, per guarire da questo disturbo è andare appunto da uno psicoterapeuta e fare lunghe sessioni di psicoterapia. Molti pensano che, perché magari vedono la persona, non lo so, sui social media, i narcisisti sono molto così, no? Quando hanno una nuova vittima nella fase di love bombing, gli piace farsi vedere come la loro vita è perfetta, eccetera, eccetera, ma se voi siete stati con quella persona, sapete che l'ha fatto anche con voi, cioè anche con voi nel primo periodo era tutto perfetto, eccetera, eccetera, e gli ex e le ex avranno pensato, ah, con lui, con lei sarà cambiato. In realtà non è così, è ciclico, si ripete sempre con tutte le persone che hanno nella loro vita, e questo perché? Perché non è niente di personale, loro sono così, qualsiasi persona avranno a fianco la tratteranno nello stesso esatto modo in cui hanno trattato voi. L'unica differenza è che alcuni resistono di più, altri invece mandano a quel paese immediatamente. Io sto imparando ad essere così, a mandare a quel paese direttamente, perché nella mia vita ho sempre sopportato tanto, ho sempre giustificato, tendo a giustificare tanto gli altri e tendo piuttosto ad incolpare me stessa, e non vorrei che voi faceste lo stesso errore. Altra domanda molto comune è: queste persone si rendono conto di questa patologia? Allora, molte, e la maggior parte, non sapranno di avere una cosa che si chiama disturbo narcisistico della personalità, perché bisogna andare ad informarsi e sapere che cos'è questo disturbo, quindi molti probabilmente non sapranno che è questo quello che sono, che sono dei narcisisti, però sì, sanno di avere qualcosa di diverso rispetto agli altri, sanno di non percepire le emozioni e di non provare empatia come invece riescono a fare gli altri, semplicemente imparano nella vita a fingere. Da quando sono piccoli osservano gli altri e le reazioni che hanno gli altri, e quindi imparano che, ad esempio, se un amico è triste, imparano
di dover andare lì ad abbracciarlo, dirgli mi dispiace e cercare di consolarlo, ma non è una cosa che gli viene automatica, è una perché appunto non provano empatia, non provano l'amore incondizionato che possiamo provare noi, che può provare chi non ha questo tipo di disturbo. Quindi sì, si rendono conto di avere qualcosa che non va, ma pensano che siano gli altri ad avere qualcosa che non va e loro invece quelli, tra virgolette, sani. È così, il disturbo narcisistico è così per definizione, proprio per questo sono molto pericolosi, perché provate ad immaginare una persona che non prova empatia, che non prova emozioni, che cosa può arrivare a fare? E voglio dirvi questo non per spaventarvi, ma è la verità. Tutti gli psicopatici sono narcisisti. Non tutti i narcisisti diventano psicopatici, ma tutti gli psicopatici soffrono anche di disturbo, non solo, ma anche di disturbo narcisistico della personalità. Questo per farvi capire quanto possono essere pericolosi, perché io continuo a fare questi video a dirvi scappate. Altra cosa di cui si rendono conto, perché un'altra domanda che mi viene fatta spessissimo è se si rendono conto del male che fanno. Assolutamente sì, è una domanda che potete farvi se siete in una relazione del genere, anche di amicizia, anche lavorativa o familiare eccetera, qualunque tipo di relazione del genere è. La persona narcisista che voi avete al vostro fianco si comporta allo stesso modo quando siete da soli rispetto a quando siete in compagnia con altre persone? Di solito davanti agli altri si mostrano come una persona meravigliosa perché sono molto focalizzati sulla loro immagine. Per loro la loro immagine è tutto, non la sostanza di quello che sono in realtà, rendiamoci conto, ma l'immagine che danno agli altri, che poi sanno essere completamente fasulla perché sanno di non essere così. E perché vi dico che sanno di non essere così e che sanno bene di fare del male? Perché quando sono davanti agli altri, quelle cose che vi feriscono, che vi fanno del male, non le dicono e non le fanno. Aspettano di essere da soli in macchina, a casa, in un posto chiuso e lo fanno solo con voi. Questo è perché si rendono conto perfettamente di quanto male stiano facendo. Il problema, e torniamo sempre lì, il problema è che non avendo empatia, non potendo provare empatia per gli altri, non possono provare nessun tipo di dispiacere. Anzi, il fatto di vedervi tristi, di vedervi stare male, di vedervi affranti o affrante, di vedervi sofferenti, questo per loro è nutrimento narcisistico. Loro ci sguazzano in questo, loro sono purtroppo, gli dà una sorta di rush adrenalinico di felicità, di contentezza, perché riescono a manipolare, riescono a fare di un'altra persona quello che vogliono, e quello di cui loro non possono fare a meno nella vita è nutrimento narcisistico, che può arrivare inizialmente nella fase del love bombing dalle vostre attenzioni, dalle belle parole che avete verso di loro, no? Dalle costanti attenzioni che ricevono, dai complimenti eccetera, ma purtroppo può arrivare anche da sentimenti di tristezza. Loro traggono nutrimento narcisistico da tutte le emozioni positive e negative. Quindi perché vi fanno soffrire, vi denigrano costantemente, hanno sempre qualche battutina, qualcosina da fare per non vedervi felici? Perché vedervi tristi, vedervi affrante, per loro è felicità, per loro è nutrimento narcisistico, per loro significa che sono potenti, sono forti, hanno potere su di voi e si sentono bene. Scusatemi se la luce sta cambiando, ma è prestissimo, ma il sole sta tramontando, forse dovrò accendere le luci. Altra domanda è, ma un narcisista può anche trovare sempre qualcosa da dire su qualunque cosa tu faccia, anche a mo' di consiglio? E poi ce ne sono altre, ma voglio soffermarmi qui. Questa è una cosa non tipica, di più, specialmente i narcisisti covert, ma lo fanno anche quelli overt. Loro fanno sempre questo, è proprio la cosa più tipica al mondo ed è presente in quasi tutte le relazioni con i narcisisti. Perché? Perché loro mascherano i loro insulti, il loro denigrarti come consiglio. Ad esempio, un esempio può essere:
ti vedo ingrassata, sai, magari forse è meglio che ti metti a dieta, no, ma è per il tuo bene, eh? Ecco, loro fanno così, è il modo che hanno loro per inserire nella tua testa il dubbio che forse ti vogliono bene davvero, perché forse te lo dicono per il tuo bene. Il problema è che quando in una relazione, appunto anche di amicizia o qualsiasi, o il vostro partner non vi fa complimenti ma tende sempre solo a denigrarvi in questo modo, abbassando la vostra autostima, questa non è una persona che vi vuole bene, questa è una persona che cerca di buttarvi giù per sentirsi meglio. E purtroppo questa è una cosa che in pochi capiscono. I narcisisti hanno un ego fragilissimo, sono delle persone super super più che sensibili, non riescono a sopportare, hanno questa insicurezza cronica, e l'unico modo che hanno per sentirsi meglio, lo so, è triste, è orribile, non vorrei mai essere così, preferisco provare tutte le emozioni belle e brutte piuttosto che essere mai così, però per loro funziona così, si sentono meglio buttando giù gli altri, più ti vedono star male, più ti vedono disperata, sofferente, più loro si sentono con un ego che si gonfia, più il loro ego si gonfia, più loro si sentono forti ed importanti. Lo so, è triste, ma nella loro testa funziona così. Continua, evidenziando sempre subdolamente che lui riesca a farlo meglio di te, perché è una grande confusione. Assolutamente sì, questa è un'altra cosa molto molto tipica che succedeva anche a me. Hanno queste risposte del tipo: ah, tu magari vieni tutto contenta, gli racconti qualcosa di bello che hai fatto, che ti è capitato, e le risposte tipiche sono: ah, sapessi quante volte l'ho fatta io questa cosa e ancora in modo più difficile di te, non lo so. Oppure: ah, io l'ho fatto 10 volte quando avevo 7 anni, non lo so. Loro tendono a sminuire tutto quanto dicendo: ah, sapessi quante volte l'ho fatto io, ma io riesco a farlo meglio. E questo è il modo subdolo che hanno appunto per buttarti subito giù quando magari tu hai un minimo di felicità, di contentezza, ok? Perché è una cosa che non sopportano. Io non dimenticherò mai quando nelle mie relazioni, appunto, quando, in particolare ad una delle due persone, quando raccontavo a questa persona delle cose belle che mi capitavano, successi, anche piccoli, cose che mi facevano essere felice, io vedevo l'odio e la rabbia e il rancore e il disprezzo negli occhi di questa persona, che è una cosa che non mi era mai capitata nella mia vita, ma penso che questa persona sia molto alta nello spectrum del narcisismo. Ma aveva proprio questa rabbia, questo odio negli occhi, non riusciva a nasconderlo, non riusciva a spiccicare un sorriso, non riusciva, cambiava immediatamente discorso perché non riusciva, o appunto sminuiva, non riusciva proprio a tollerare il fatto che alla sua compagna stesse succedendo qualcosa di bello. Quando in una normale coppia una persona che ti vuole bene è il contrario. Se tu vuoi bene ad una persona, sei felice per lui o per lei, non provi rabbia, rancore, disprezzo, perché loro provano questo, loro provano disprezzo, non provi. E un'altra cosa, questa già l'avevo accennata, loro sono estremamente competitivi, proprio perché dentro di loro hanno questo bisogno irrefrenabile di dimostrare di essere speciali e migliori degli altri, che è assurdo ma purtroppo è così, che tendono appunto ad essere estremamente competitivi con tutti, specialmente con chi gli sta più vicino, quindi anche con il partner. E questa è una cosa estremamente bizzarra, e come tutte le cose legate agli abusi narcisistici, è impossibile da spiegare a meno che tu non l'abbia vissuto sulla tua pelle. Ti ritrovi a stare con una persona che in realtà dovrebbe essere il tuo partner, ma che in realtà si comporta come un antagonista qualsiasi. E il bello è che tu non sai neanche come ci sei arrivato a questo punto, perché per te non è mai cambiato nulla dalla prima fase, no? Loro invece, in questo modo, quello che mi descrivi tu, questo è il modo che hanno appunto per farti vedere la persona che sono in realtà. Tolgono la loro maschera e ti fanno vedere quello che sono davvero. Poi questa ragazza continua: perché è una grande confusione, penso di essere all'interno di una relazione con un narcisista ma non ne ho la certezza. Questo è quello che ha tenuto me in un limbo per un po',
proprio quest'incertezza e questa confusione, ma devi sapere che l'incertezza e la confusione sono parte degli abusi narcisistici. Nel senso che, specialmente con i narcisisti covert, tu sei sempre lì, hai questa dissonanza cognitiva che dici, ma come? Prima mi dice una cosa bella e inizialmente era così buono, carino, era il principe azzurro, adesso invece mi dice queste cose, quindi tu hai questa dissonanza che dici, ma come? Prima è così, poi è così. Per questo sei confusa, per questo è una cosa molto 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 comune, arrivati ad un certo punto nella relazione narcisistica, all'inizio no, perché tutto wow eccetera, poi diventi confusa e loro lo sanno perfettamente. E perché ti danno sempre quel poco di, quella briciolina di amore, quella piccola carezza, magari ti dicono quella parola, ti fanno un complimento dopo magari, non lo so, secoli che non ti dicevano una cosa brutta ma solo offese. Perché? Perché sanno perfettamente che così instaurano in te quel dubbio. Perché se loro fossero delle persone cattive, delle persone, delle brutte persone sempre, tutti scapperebbero. Loro sono bravi proprio in questo, è questo che dovete capire, a dare il minimo perché voi non ve ne andiate. E quando vedono, questa è anche una cosa veramente, cioè se io ci ripenso, io dico mio Dio, cioè follia pura, follia pura. Addirittura quando voi decidete che e basta, no more, loro cambiano istantaneamente, diventano le persone che erano inizialmente, i principi azzurri di prima, sono fantastici, ti fanno tutte le promesse del mondo. Tu dici ok, a volte ci ricadi, dici va bene, e poi loro non solo ritornano la persona terribile che erano fino a poco prima, ma peggiorano. Perché? Perché hanno visto che basta fare un minimo di, basta una lacrima finta, che tu ci ricaschi, e questo li questo li porta a comportarsi ancora così, andando sempre sempre in peggio, perché vanno sempre un gradino più in giù per vedere quello che voi siete disposti ad accettare. Lui spesso mi fa sentire inadeguata o stupida, ignorante, senza neppure dirmelo direttamente, ma lo fa subdolamente, magari sottolineando un errore o qualcos'altro, dandomi sempre l'impressione che lo faccia con l'intenzione di ferirmi, oppure fa delle cose che lui sa bene che mi infastidiscono, ma le fa ugualmente. Questi potrebbero essere atteggiamenti da narcisista, questi sono esattamente atteggiamenti da narcisista. Fare le cose in modo subdolo, questo è sicuramente un narcisista covert, per quello che penso io. Sottolineano errori, ma lo fanno in modo subdolo, appunto mascherano questi loro insulti, dicendoti sì, ma lo faccio per il tuo bene, no, ma è un consiglio. La cosa strana di queste persone è che quando sei tu a dare un consiglio a loro, o quando sei tu a cercare magari di appunto spiegar loro determinate cose, loro non accettano nessun tipo di consiglio, nessun tipo di critica, manco costruttiva. Loro non accettano di sbagliare, per loro non è concepibile che possano non aver ragione, per loro non è concepibile che possano sbagliare. Se vi sentite confuse come questa ragazza e avete accanto a voi una persona che non vi insulta direttamente, che non vi dice parolacce, che magari non alza la voce, ma che vi fa sentire sbagliate, che vi fa sentire, che appunto vi fa violenza psicologica, perché non esiste solo la violenza fisica, esiste anche la violenza psicologica, e molto molto spesso i narcisisti covert si nascondono dietro questa loro immagine da persona pacata e calma, quando invece sono i più pericolosi, perché sono pericolosi proprio perché sono la pecorella, sono il lupo travestito di agnello, sono loro. La cosa principale da chiedervi qui è: come mi fa sentire questa persona? Come mi sento quando sono vicino a questa persona? Io mi sentivo stupida, mi sentivo non abbastanza, mi sentivo... ero arrivata a dire a questa persona forse sono stupida, a volte sulle cose non ci arrivo, mi sentivo inadeguata, sbagliata, e sembrava come se invece lui avesse tutte le ragioni, invece lui sapesse fare tutto, lui, non lo so, avesse ragione su tutto. Qui ritorno appunto alla domanda, restate su come vi fa sentire questa persona. Se
è tutto confuso perché lo fa in modo così subdolo, la cosa che sicuramente è chiara dentro di voi è come vi sentite quando state accanto a questa persona. Se questa persona vi fa sentire così, dovete andarvene, scappate. E io mi dispiace, continuo a ripetervelo, sono persone a volte pericolose e la cosa migliore è, se vi rendete conto di essere in una situazione del genere, andatevene senza che la persona sappia che ve ne state andando, perché possono architettare delle cose. Ripeto, sono persone pericolose, sono persone che non hanno sentimenti, che non hanno empatia, quindi possono arrivare a fare delle cose, non sempre naturalmente, ma possono arrivare a fare delle cose molto gravi, quindi scappate prima possibile se siete in questa situazione, non guardatevi indietro, bloccatelo ovunque, perché sono molto bravi nel ritornare con la fase del love bombing iniziale, ed è molto facile ricascarci, perché tu dici, oh cavolo, quindi questa persona esiste veramente, ma cosa è successo, sarò stata io, vabbè, adesso va tutto bene. No, quando anche quella fase di love bombing sarà finita, sarà molto peggio di prima, perché hanno capito esattamente come tenervi in pugno. Quindi la domanda che dovete farvi è, non sono sicura o no che questa persona sia un narcisista? Sono sicura o no che questa persona non mi voglia bene? La domanda che vi dovete fare è, come mi fa sentire questa persona quando ci sto accanto? E se vi fa sentire così, non vale la pena stare accanto ad una persona del genere, perché non volete che la vostra vita sia accanto sempre ad una persona del genere. La vita è una, godiamocela, ok? Non facciamocela rovinare da individui del genere che vogliono succhiare tutta la nostra energia, che sono invidiosi di quello che noi siamo. Badate bene, non di quello che noi abbiamo, ma di quello che noi siamo. Quello che vi dicevo prima, loro cercano persone sensibili, empatiche, buone, pazienti, che hanno magari tanti amici, persone di successo, perché sono invidiose di quelle caratteristiche e tentano, è incredibile ma lo fanno davvero, tentano di emularvi per far proprie le caratteristiche che avete voi. E una cosa quasi agghiacciante da notare, anche se lo fanno in modo molto, come dire, con piccoli step, quindi quasi non te ne accorgi, però loro sono in cerca di persone del genere, anche se vogliono farvi credere, vedi, questa persona ti sta facendo credere che tu non sia abbastanza, che tu sia stupida, eccetera, quando tu sei stata puntata da questa persona proprio perché non sei stupida, proprio perché sei speciale. Loro sono alla ricerca di persone così, perché una persona con poca pazienza, con poca empatia, con poca sensibilità, al primo passo falso lo manda a quel paese, quindi loro vogliono persone sensibili proprio per questo, perché sanno che la persona sarà in grado di sopportare. E qui ci sarebbe un pochino da imparare da quelli che dicono, sai che ti dico, vattene a quel paese, ci sarebbe, non proprio diventare esattamente così, però se siete come me, tendete appunto a farmi mille domande voi piuttosto che mettere in dubbio l'altra persona, dobbiamo un po' imparare ad essere anche noi così, ma proprio per crearci una corazza contro queste persone, perché quando vedono che non ci stai alla prima, cioè no, queste persone si dileguano, spariscono. Mi è successo anche non tanto di recente, ma mi è successo, sono in grado di riconoscere queste persone, e quando glielo dici molto chiaramente spariscono. Altra domanda, Nicole, mi chiedevo come vivono la sessualità i narcisisti. So che è una domanda molto personale, capisco se non vorrai rispondere, però pensavo, si rivelano anche in quell'aspetto diventando egoisti e magari criticando l'aspetto fisico della compagna, oppure sono uomini generosi e attenti per sopperire alle svalutazioni verbali che infliggono alla partner? Allora, la sessualità è un pochino diversa, nel senso che alcuni tendono ad essere quasi ossessionati dal sesso, e alcuni diventano anche
estremamente dipendenti dai siti, avete capito, insomma, ma molto spesso usano il sesso anche come arma di controllo, un po' come fanno con le attenzioni, con le coccole, con le carezze o con i complimenti. Lo fanno però in piccole dosi perché vogliono tenere il controllo, no? Quindi la sessualità nei narcisisti è sempre particolare, diciamo, quindi tendono sì a fare sia l'uno, cioè svalutare la compagna e poi magari appunto a trattenere determinate attenzioni proprio per farla sentire brutta, oppure a volte possono avere anche invece una... possono essere molto... non cospicui, come si dice, possono avere molti, molti partner allo stesso tempo, ecco. Un'altra domanda che mi viene fatta molto spesso, e ho risposto anche ieri a questa domanda nel vlog, ma in modo molto breve, in realtà non mi sono dilungata troppo: come se ne esce? Questa ragazza mi ha scritto un commento molto lungo, ma la prima domanda è, la vera domanda è, come se ne esce? E poi, quando la consapevolezza e l'amor proprio non bastano, avere tutte queste consapevolezze e non riuscire ugualmente ad uscire, l'impotenza è ciò che più ti disarma. Come si fa? Come ci si riesce? Allora, quello che ti consiglio è di informarti tanto sulla codipendenza, sul disturbo narcisistico della personalità, su tutte le dinamiche legate a questo disturbo. Leggi tanto anche su Google, ci sono tantissimi video su YouTube, purtroppo non tantissimi in lingua italiana, ma ci sono, quindi informati. Ma l'unico modo che c'è per uscirne è che tu decidi, ok, no more, ne ho abbastanza, ho una soglia di sopportazione che arriva fino a ieri e oggi è già oltre, quindi devi arrivare a questo punto. Io mi auguro per te e per voi che non arrivi, che non aspettiate che questo punto arrivi quando avete 70 anni, perché avete buttato la vostra vita accanto ad una persona che non vi merita. Questo è per questo che io faccio questi video, perché non voglio che ragazze, donne o ragazzi, uomini siano intrappolati. Io ho anche un amico che ha avuto una ragazza così, quindi non c'è da escludere. Non voglio che restiate intrappolati in storie del genere, rovinando la vostra vita pensando che non siete abbastanza, pensando che siete sbagliati, pensando che siete stupidi, perché è una vita buttata e non... E dovete rendervi conto di questo se volete uscirne. Se vuoi uscirne, renditi conto che se non sei tu a decidere con le tue gambe di prendere ed andartene, nessuno potrà farlo per te e rimarrai in questa situazione fino a quando la persona arriverà alla fase di discard, perché inevitabilmente arriva. Potrebbe pure essere che non arrivi, oppure che sia ciclico, quindi poi ritorni al love bombing, poi di nuovo al discard, poi di nuovo al devaluing e poi di nuovo al discarding, e quindi vai avanti così con questi cicli per tutta la vita. Vuoi davvero questo? E tu mi chiedi, e voi mi chiedete, come faccio ad uscirne? Bello, perché anch'io facevo questa domanda, e scusatemi se sono un po' diretta, ma vorrei veramente che voi ve ne andaste in questo momento, prendete le cose che avete, se ci abitate insieme, se è un amico, mandatelo a quel paese, cioè prendete e andatevene. Come se ne esce? Devi essere tu a decidere che ne hai avuto abbastanza e che non vuoi mai più vedere e sentire quella persona. E bloccateli ovunque, perché ritornano, si rifanno vivi, anche se sono stati loro a lasciarvi, non è vero, molto spesso lo fanno perché hanno bisogno del nutrimento narcisistico, perché gli piace vedervi soffrire, ma poi ritornano, è una cosa ciclica, quindi vi prego, decidete voi che ne avete abbastanza e che è finita qua. Perché? Perché vi volete troppo bene per stare in una relazione del genere. Credetemi, è molto meglio stare da soli, in pace, in tranquillità, con la felicità di non avere più nella tua vita un peso e un macigno del genere. Può essere difficile il primo periodo, ma credetemi, nel momento in cui voi vi liberate di quella persona, vi si toglie un peso, un macigno enorme, vi viene tolto dallo stomaco e vi sentite immediatamente più liberi. Quindi è una scelta che dovete fare voi, nessun altro può farla per voi, dovete scegliere voi.
Ovviamente a volte una ragazza qualche giorno fa mi ha scritto e lei purtroppo è in una relazione con il suo capo, quindi mi rendo conto che non è facile, magari avete dei figli con queste persone, quindi lo so, non è facile, ma cercate se potete di tagliare completamente i ponti. Se invece dovete averci a che fare, una cosa molto interessante su cui potete informarvi è la tecnica del grey rock, cioè già ve l'avevo accennata, grey rock, cioè un sasso grigio. Come vi dicevo, loro traggono nutrimento narcisistico, che è la loro linfa vitale, il loro ossigeno, non possono farne a meno, dalle emozioni positive o negative, per loro è uguale, traggono nutrimento, si sentono forti, si sentono importanti, si sentono invincibili, ok? La cosa importante è non dar loro nessun tipo di emozione. Dovete averci a che fare per forza in ambito lavorativo, in famiglia, dovete averci a che fare per forza perché ci avete fatto dei figli? Minimo, senza nessuna emozione. Ve ne rendete conto quando li inquadrate che fanno di tutto per avere le vostre reazioni emotive? E quando non riescono più ad averle vanno fuori di testa, non riescono a capacitarsi, però poi ti lasciano in pace perché trovano qualcun altro, perché capiscono che da te non arriva più niente. Quindi dovete essere senza emozioni. Una risposta che funziona è: guarda, tu hai la tua idea, io ho la mia, non siamo d'accordo, ma ognuno ha... insomma, può avere la propria opinione, insomma, ognuno ha diritto di pensarla come vuole, non sono d'accordo, ma no, questo può essere. In ogni caso, la cosa importante è appunto non dar loro nessun tipo di emozione. Un sasso dovete essere, ok? Se proprio dovete averci a che fare, la cosa migliore è andare completamente no contact, cioè zero telefonate, zero messaggi, zero guardare i social media, zero, zero. Come se quella persona non esistesse. Questa è la cosa migliore che potete fare. E attenzione al hoovering, che sarebbe il love bombing quando non se ne sono già andati dalla vostra vita. Tentano di rientrare nella vostra vita con una tecnica che si chiama hoovering, che non è nient'altro che un nuovo love bombing, a volte ancora più forte, ancora più convincente. Ma siate forti, perché se ci cascate, come vi ho detto più volte, sono peggio di prima, perché sanno di avervi in pugno, sanno di poter andare, di poter fare di voi tutto quello che vogliono, perché tanto poi voi li perdonate. E poi, visto che mi sta lampeggiando la batteria, ultima domanda ragazzi, anche perché si sta facendo buio, ma farò altri video sull'argomento, quindi lasciatemi le vostre domande perché ne arriveranno altri. Il prossimo sarà appunto la differenza tra narcisista covert ed overt. Una domanda che mi viene fatta spesso è: i narcisisti nascono così o diventano narcisisti? Perché diventano narcisisti? No, non si nasce narcisisti, ma ci si diventa, quindi deve essere per forza riconducibile sempre nell'infanzia a dei comportamenti di uno o di entrambi i genitori o le persone, insomma, che si sono prese cura del bambino o della bambina in questione. Quindi sono sicuramente delle persone che hanno subito determinati abusi psicologici da uno o da entrambi i genitori, che a sua volta sono narcisisti. E molto spesso qui si attiva la croce rossina che è in noi e dice: ah, ma poverino, e io sono stata la prima a pensarla così. Ma ragazzi, gli abusi subiti non giustifica diventare una persona che abusa degli altri, ok? E quello che si è subito non giustifica, cioè se tu hai subito degli abusi psicologici da piccolo, non sei giustificato ad andare in giro ad abusare degli altri psicologicamente adesso che sei adulto. Quanti di noi hanno avuto un'infanzia difficile? Quanti di noi? Ma non è che ce ne andiamo in giro a far del male agli altri in modo consapevole. Quindi cercate di non attivare questo meccanismo che o anch'io dentro di me: ah, ma poverino, non è colpa sua. No, non è colpa sua quello che gli è capitato, ma è una scelta quella di far star male gli altri, è una scelta quella di abusare psicologicamente degli altri, è una scelta la manipolazione che stanno facendo adesso. Quindi non lasciate che questa cosa vi intrappoli e che questo senso di appunto croce rossina vi tenga intrappolati in una relazione che vi fa del male. Pensate al vostro bene e non giustificate gli abusi, perché tanti di noi
noi hanno avuto dei momenti difficili nella nostra vita, però non ce ne andiamo in giro a fare del male agli altri, ok? È una scelta ad un certo punto nella vita. Quindi volevo concludere con questa domanda. È appunto già buio, incredibile ragazzi, sono le 4:15 ed è buio, quindi spero che vi sia stato utile questo video, come vi ho detto ne farò altri. Lasciatemi le domande che avete, scrivetemi le vostre esperienze. Come al solito io voglio che questi video siano un covo sicuro dove voi potete venire e sfogarvi di quello che avete subito o di quello che state subendo, o se vi sentite in dubbio parliamone, perché questo aiuta. Il fatto di fare video da parte mia su questo argomento aiuta, ma anche il fatto che voi veniate qui a parlare, a magari parlare anche tra di voi, magari confrontandovi su quello che vi sta succedendo, anche questo aiuta tantissimo, perché in questo modo ci rendiamo conto di non essere da soli, che è una cosa che isola tantissimo, e magari impariamo dagli altri o magari ci facciamo consigliare dagli altri. Insomma, creiamo una community su questo, ragazzi. Vi aspetto nei commenti, come sempre li leggo tutti, vi metto cuoricino e cercherò anche di rispondere a quanti più commenti possibile. Quindi bacio grande ragazzi, io vi abbraccio, venite qua che vi abbraccio fortissimo fortissimo, e vi aspetto domani alle 17:30 con un nuovo video. Ciao.